Grillo evoca il colpo di Stato, la replica del Premier, il tuo è un colpo di sole. Caro Beppe, se il nostro è un colpo di Stato, il tuo è un colpo di sole. Altro che colpo di Stato, Beppe, si dice sole, il tuo è un colpo di sole. Questo è solo uno dei tre volumi di emendamenti presentati al Senato. Prego, senatore, è sull'emendamento 1.1. Sì, devo fare una dichiarazione di voto. Perfetto, grazie a lei. Prego. Allora, questo emendamento è un emendamento molto molto semplice, perché è puramente un soppressivo, come si suol dire nel lessico del diritto parlamentare. In particolar modo questo emendamento si propone di eliminare, di abolire il capo 1 e il capo 2 della riforma proposta dal DDL 1429. Benissimo. Questo è solo uno dei tre volumi di emendamenti presentati al Senato. Ad un attento osservatore, rapporti quantitativi costituiscono le premesse su cui fondare passaggi qualitativamente importanti. Il depotenziamento numerico e pertanto quantitativo del Senato di per sé costituisce un rafforzamento implicito dell'altra Camera, e tutti i nostri organismi di garanzia, eletti per esempio dal Parlamento in seduta comune, verrebbero ad essere alterati, modificati, sviliti, mi si lasci dire. Questo è solo uno dei tre volumi di emendamenti presentati al Senato. Su questo emendamento, che interviene sulla esclusiva abolizione del collegio estero, c'è stato un dibattito acceso, devo dire, e ha dimostrato come la materia necessita di un approfondimento, in particolare forse con un disegno di legge ordinario apposito. Questo è solo uno dei tre volumi di emendamenti presentati al Senato. Devo dire che le parole del senatore Micheloni, secondo me, sono state, in particolare alcune che adesso ricorderò, sono state molto, molto determinanti anche per il cambiamento che ieri ho comunicato rispetto alla posizione iniziale. Perché devo dire che come gruppo abbiamo sempre un po' sostenuto la nostra contrarietà rispetto al collegio dei deputati e senatori all'estero, e dei senatori, proprio perché ritenevamo che fosse stata un po' deformata nella sua iniziale forse logica. Scusate, io do la precedenza ai capigruppo su questa proposta di modifica. Il senatore Petrocelli non... È il capogruppo! Ho capito.
Ma non ha bisogno di lei, senatore Santangelo. Senatore Santangelo, ma perché sempre così? Senatore Romani, le ho dato la parola. Adesso le do. Verrà anche il suo turno, senatore Petrelli. Qua chiunque può parlare. Prego. Senatore Romani, quando ci sarà il turno, prego, senatore Romani. Ritirate gli emendamenti inutili. È inutile questo ostruzionismo, perché non ci consente di arrivare a una discussione sui punti e sui temi di autentico interesse. Perché su molti punti, per quello che io ho visto in commissione, e voi siete stati tutti testimoni, non c'è stato un gravissimo dissenso. L'ostruzionismo che oggi viene fatto in aula non l'ho riscontrato in commissione. Quindi c'è stato un precedente nel quale siamo riusciti a confrontarci sugli argomenti, sui temi, sulle proposte. Io penso Presidente, che il buon funzionamento degli organi costituzionali, e il Parlamento è il primo degli organi costituzionali, sia un valore che noi dobbiamo difendere con tutte le nostre forze, e credo che queste allora sia chiaro, se ogni frase ci deve essere un commento, io non lo consento, per favore, non lo consento. Chiaro. Prego, senatore. Presidente, c'è ben poco di democratico in questi atteggiamenti. C'è molto poco. E c'è, come non c'è stata, devo dire, obiettività nella valutazione delle circostanze che hanno portato alla discussione e alla decisione della nostra capigruppo. Vede, dice Lezzi, l'ho già richiamata due volte, alla prossima esce dall'aula. Vede Presidente, io le farò soltanto due osservazioni, perché non voglio contribuire col mio intervento a tenere un clima che non condivido, ma il senatore Petrocelli nel suo intervento ha in qualche modo, io temo inconsapevolmente, offerto un argomento molto serio e molto importante alle decisioni che ha assunto oggi la nostra conferenza dei capigruppo. Il senatore Petrocelli ci ha ricordato che il suo gruppo ha presentato 200 emendamenti. Io considero con molto piacere, devo dire, che apprezzo che abbia presentato 200 emendamenti, perché questo vuol dire che il gruppo di 5 Stelle ha capito che a questo dibattito serviva approfondimento e discussione. I loro 200 emendamenti non hanno nulla a che vedere con gli 8.000 emendamenti che sono stati presentati. I loro 200 emendamenti stanno a significare che noi, per discutere di riforma costituzionale, dobbiamo poterlo fare ponderando le parole, non seppellendoci di emendamenti o di voti segreti in quantità che non ci sono mai stati nel Parlamento italiano. Questo noi abbiamo chiesto. Io ho fatto sei appelli cercando una soluzione possibile, condivisa, chiedendo ai capigruppo in conferenza, in aula, pubblicamente, che si riducessero gli emendamenti per poter discutere di Costituzione. Questo è quello che noi dovevamo fare, Presidente, e li hanno mantenuti fino all'ultimo momento. Io non volevo arrivare al contingentamento, noi non dovevamo arrivare al contingentamento,
ma non potevamo permettere che questa discussione finisse come sta finendo. Sono state diffuse via agenzia delle espressioni luride poco fa che mi vergogno di ripetere. Espressioni luride, quelle sì che fanno, sono un'offesa non alla democrazia, ma sono un'offesa alle popolazioni che in questo momento stanno soffrendo. Questa è la vergogna, Presidente, questa è la vergogna. Noi vogliamo discutere sulla Costituzione, non vogliamo contare gli emendamenti. Questa è la verità, questa è la verità, e io mi ribello a questa assenza di democrazia. La ringrazio. Il senatore Sacconi ha chiesto di intervenire, prego, ne ha facoltà. Senatore Airola, raggiunga il suo posto, raggiunga il suo posto. Guardi che è vicino alla porta. Per favore, non mi consenta a prendere provvedimenti. Il primo che si dispiace sono io, per favore, raggiunga il suo posto di senatore. E anche Zanda, quando mi dice ai 5 Stelle li blandisce 200 sì. emendamenti, hanno sottoscritto tutti quelli di SEL, il Movimento 5 Stelle, anche queste cose le dobbiamo dire. Quindi di fatto alimentano questo ostruzionismo. Risultato di tutto questo? Il collega dice abbiamo costretto la Boschi a dire del referendum. Complimenti, avete dato un assist pazzesco. Non solo avete creato il nemico perfetto a Renzi, voi brutti e cattivi e lui il depositario delle riforme insieme a noi, ma in più gli consentite anche di fare il bagno di folla domani con un bel quesito agli italiani. Volete voi abolire il Senato nel senso di renderlo Camera federale? Ci va il 95% degli italiani a votarlo. Allora, se noi come siamo adesso, cioè sì. i senatori come li conosciamo adesso, eletti grosso modo allo stesso modo dei deputati, non ci saranno più. Al posto nostro ci saranno rappresentanti del sistema delle autonomie regionali, in particolare regionali e locali. Si dice un senato di nominati, si dice una stupidaggine, perché i presidenti di regione sono più eletti dei senatori attuali, per così dire. Qualche tempo fa si sarebbe detto questa roba non succederà mai, i tacchini non voteranno mai per anticipare il Natale, e invece noi tacchini stiamo lavorando in nome dell'interesse del paese per far arrivare il Natale. Valtiamo anche l'altro luogo comune, questa cosa per cui il Senato non è eletto perché è di seconda elezione, sì, sì. è più eletto della Camera. Esatto. Cioè tu nella pratica, e questo è il punto, se tu invece che guardare solo quello che si dice, che si scrive, guardi le facce, l'unica Camera un po' eletta che rimane è il Senato. Perché nel Senato hai gente che un voto dal popolo l'ha preso, non lì, magari prima, uno per fare il sindaco, uno il consigliere regionale, ma Pisapia sarà più eletto di uno del PD di Milano che nessuno conosce infilato in una lista. Cioè per assurdo è talmente tutto ribaltato. Dica quali Giarrusso ci deve dire chi è schettino. Ma questo è un altro discorso. Questo lo sanno anche i bambini. Basta che parlate una alla volta. Mi auguro che lei non pensi che mi auguro che lei mi faccia finire un secondo, non mi contingenti il tempo come Renzi. E poi dice a lui che non lo deve fare e poi lo fa lei.